Salve, andiamo avanti con il tutorial numero 4, cominciando dai ricordi di nonno Arsenio. 4 battute d'aspetto da 3 quarti, il tempo è un valzer, naturalmente nonno Arsenio balla, si vede nella foto per chi ha il libro originale, ma anche nella fotocopia naturalmente. 3 quarti, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3 per 4 volte, poi il ritornello dall'inizio alla fine. Queste note bianche con il puntino sono minime col punto che naturalmente valgono 3 quarti, perché il punto aumenta la nota di metà del suo valore. Ok, andiamo avanti con il prossimo brano. Avete visto che il respiro aprendo la bocca e non respirando facendo così col naso è molto importante. Il respiro va fatto con la bocca e non con il naso. Zio Gaetano in discoteca, 7 battute d'aspetto da 4 quarti. Dalla fine vedete che dall'inizio c'è un ritornello che si ripete 1, 2, 3, 4 al quinto pentagramma. Quindi al quinto pentagramma dovete ripetere dall'inizio. Attenzione perché qualcuno tende ad andare avanti qua. Importante la pausa iniziale, tempo in levare, quindi un, do, si, do, sol. Il brano è levare con il battere che ha una pausa, quindi la prima pausa va sul tempo forte che è il battere. Legatura di valore, 2. Minime valgono 4 quarti, 2 semibrevi più la semiminima 9 quarti. Quindi attenzione all'ultima nota che vale 9 quarti. Allora, ci fermiamo qui perché il brano One Sen è molto lungo. Una cosa importante che vi volevo dire è la posizione del flauto, il respiro con la bocca, stare dritti con la testa e soprattutto suonate respirando
aprendo la bocca e senza tirare col naso. Ma un'altra cosa importante, chiudete bene i buchi, i fori del flauto. Bisogna stare leggeri perché più si sta rigidi e meno funziona. Ok, al prossimo tutorial. Ciao ciao!